Ragazzi, buongiorno. Sono passati parecchi mesi dall'ultima clip che ho fatto, ovvero quella in cui andavo a raccogliere gli ultimissimi Korogu per fare il premio finale, il premio. Ho già montato quel video e mi sono detto: perché non faccio un video speciale? Dato che molti me lo chiedete, mi state fracassando da diversi mesi e mi continuate a chiedere: perché non fai la modalità master? Quando fai la modalità master? C'è la modalità master, falla. Dato che me lo continuate a chiedere, oggi sono qui per iniziare a registrare la mia sessione sulla master, la modalità master. Come sarà strutturata questa modalità master? Naturalmente non vi farò vedere tutto il gioco, vi farò semplicemente vedere i momenti più belli, magari quelli più un po' più complicati, robe così. Cercherò di ripercorrere tutti i momenti fino ad arrivare a Ganondorf. Quindi, nuova partita. Sovrascrivo i dati precedenti, sì, perché avevo già iniziato una master, ma non già tipo iniziata, nel senso che sono arrivato a fine filmato, poi ho chiuso lì. Ci saranno vari cambiamenti nella modalità, appunto, cosa che la differenziano dalla modalità normale, ve le farò vedere. Naturalmente i filmati vari ve li skippo perché sennò mi copyrightano anche questo, non c'ho voglia. Eccoci. Dopo mesi, finalmente riprendo in mano il gioco. Allora, devo dire che non mi ricordo assolutamente come funziona. Non mi ricordo più nulla di sto gioco. Parte ovviamente la trama e dove andare, cosa fare. Eccoci. Siamo di nuovo qui, motherfucker. Se prevedo una cosa lunga e torturante, mi ammazzo probabilmente. Se penso a tutte le sclerate che ho fatto per questo gioco in modalità normale, mi viene male. Oh. Già quelli blu ci sono. Ok, allora appunto la modalità master, ragazzi, è più complicata. Come vedete ci sono i nemici già blu, cioè i boblin che erano rossi una volta, adesso sono blu. E purtroppo fanno un sacco di danni, ok? Cosa che noi non facciamo, raga, facciamo schifo. La metti via un attimo e vola via. Siamo proprio fuggi, aria. Sbaglio o lì si ricarica la vita? No, scusate, ero arrivato a togliergli più di metà vita io. Ma adesso ne ha di più? No, raga, lì si ricarica la vita. Ma, cioè, non solo sono più forti, ma hanno la vita ricaricata. Ma che stai dicendo? Fa presto, non ci resta molto tempo. Ci ho messo 3 giorni, infatti, per finire l'esplay normale. Vecchio ubriaco. Raga, ci sono delle mongolfiere. Ma che cacchio sono? I cosi, no? Gli otto palloni, dai, come che si chiamano? Però c'hanno delle zattere. Oh mio Dio, ma sono bellissimi. Sono nuovi. Cioè, i nemici sono quelli, ma sono diversi. Si sono evoluti. Oh, quello c'è delle frecce. Sì, no, vabbè. Bene. Partiamo bene. Ok, allora vi dico subito, non ho intenzione di prenderle tutte, cioè, non ho intenzione di completare questa al 100%. Ho già completato quella normale al 100%, anche questa vorrei completarla al 100%, mi piacerebbe completarla al 100%, ma non questa volta. Se mai avrò del tempo disponibile, lo rigiocherò, e lo finirò per conto mio. Attualmente per lo scopo di questo video voglio solo, arrivare a battere Ganondorf. Non so se passerò da tutti e quattro, probabilmente passerò da tutti e quattro i cosi, i colossi. Il solito ubriaco che arriva. Che ti ridi? Non vedi che stanno mandando a fuoco tutta la roba? Vedi che ci arrivi in acqua se salto? Ma mai. Ci sono arrivato! Ma ste robe adesso sono devastanti. Ma va là, ma già non riesco a batterle normalmente. Ma va là. Oh, 14. Con questo abbiamo vinto. Basta, spacco tutto. Vediamo se mi ricordo ancora. Nope. Ma
Ma che cacchio stai dicendo? No, raga, ma c'è un Lionel all'inizio, ma voi siete scemi. No, scusate, come faccio a batterlo che ho una... Lasso di bastoni. Che cacchio è sta roba? Cioè... E c'ho questo. Una bistecca, eh? Una salsiccia, che è? Un prosciutto crudo? No, 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 no. No, 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 signorita, no, no, no. No, no. Aiaiaia, oh! Ma cacchio, ma stavo pensando online nel mio ammassa alle api! No, 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 no. Sono un sasso. Sono un sasso, non mi vedi? Sono un sasso, no, 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 oh, che cacchio corre quello? Dove va? È impazzito. Bene. Beh, bravo. Vediamo se riesco a fare una cosa. Vieni, vieni. Buon viaggio. Resisti. Resisti, resisti, resisti. Oh, oh, oh. Grazie. Fuck. Oh, oh, oh. Mi sono scordato che non ce l'ho la paravela. Ecco perché non è aperta. E tre. Ok. Mi ero scordato di quanto l'inizio di questo gioco fosse complicato. Cioè, senza tutte le cose che vi danno, tutti i power-up, la vita un po' più alta, la resistenza un po' più alta. Senza tutta quella roba, sto gioco è tosto. È veramente tosto. E vabbè, ancora non ce l'abbiamo ovviamente. Però partire già con i nemici più forti è difficile. E poi devo mettere anche da conto che adesso l'ultimo sacrario è nel ghiaccio. Come cacchio funziona la roba del ghiaccio che non mi ricordo? Devo andare dal tipo a prendere la tuta? Mi sembrava un cinghiale. Oh cacchio. No, c'è il coso qua. No, 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 ma come faccio a batterlo questo? A martellate lo prendo. E boom! Ok, ma va bene, è un po' più facile del previsto. Allora, il piano è semplice. Ci prendiamo il controllo di questa base, utilizziamo quel falò, ci prendiamo le cose per resistere al ghiaccio e andiamo là sopra. Il piano è semplice. Questo non faceva parte del piano, ok? Giù, 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 giù. Ho bisogno di quella spada. Ho bisogno della sua spada. Non ho armi. Non ho armi con cui combattere. Vogliamo giocare? Eh? Bambini? Vai, 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 suona, suona. Deficiente! Ma ci godo. Sono impazziti! Oh, via, 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 che danno i numeri questi. Brutti kamikaze, guarda questi! Cioè, ti tirano i barili e esplodono anche loro, ma sono scemi, forte! Ultimo potenziamento, poi ce ne possiamo andare via finalmente. E ci dà la paravela, soprattutto. Io la paravela che voglio, raga. Cioè, mi sono ammazzato non so quante volte. E adesso abbiamo anche il quarto coso, quindi penso che andrò a prendere un vigore. Cioè, tanto i cuori non me ne faccio niente, i cuori, raga. Ho scoperto che tanto se mi colpiscono mi ammazzano, quindi che è che mi curo a fare? Sono arrivato. Morto. Ah, mi ero scordato che potevo teletrasportarmi direttamente. Cioè, tipo, posso... Allora, dato che questo qua sarà principalmente una speedrun. Cioè, non so se ne... non so neanche se chiamarla speedrun, perché non ce la faccio a fare una speedrun veloce e tutto. Muoio e basta io facendo così. Per cui... Ho pensato di prendere i portavigori, cioè darò la precedenza ai portavigori in modo da avere più stamina per fare il tutto, per muovermi e tutte le robe così, piuttosto che magari avere dei cuori in più. Tutto questo perché voglio cercare di evitare il più possibile i combattimenti. Ma so che è una roba da codardi. Naturalmente qualche combattimento dovrò farlo perché sennò i cosi lì, i sacrari non li faccio. Cioè voglio farli un po' di sacrari, non li voglio far tutti. Perché non serve, cioè io posso arrivare da Ganondorf anche con non per forza il 100% dell'energia. Però arrivare ad avere 10 cuori,
O comunque, no, 13 mi pare ne saranno per la Master Sword. Penso che ne prenderemo 13, che è il minimo indispensabile per la Master Sword. Prenderemo la Master Sword e basta, poi coi cuori. Penso che 13 bastino. E io questa volevo. Fuck yes! Finalmente! Almeno ce ne possiamo andare da qua e possiamo planare dove cacchio ci pare. Mi sono stufato di spaccarmi le gambe quando cado. Voglio fare tutte le torri, voglio aprire tutte le torri in modo da avere tutto un sistema di trasferimento, cioè nel senso che io posso teletrasportarmi da una parte all'altra senza problemi. Apro tutte le torri e faccio i sacrari che mi servono, giusto per arrivare ad avere appunto 13 cuori oppure un po' di vigore in più. Vorrei avere, sì, non so parlare, va bene? Vorrei avere dei porta vigori, vorrei avere due cuori. Due cerchi, minimo. Questi sono essenzialmente i piani. Invece, per quanto riguarda i Korogu, per quanto riguarda i Korogu, invece è un altro discorso. Perché non arrivo per forza a prenderli tutti, ma ne voglio un po'. Voglio un po' di spazio, insomma, per mettere me. Magari non gli archi, perché gli archi mi servono un po' meno. Però almeno le armi. Sapevo che andava a finire male. Sapevo che andava a finire male con sti schifi di cosi. Che schifi di cosi. Fuck. 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 Vai. Vai così. Vai ancora. Vai. Comunque quei cacchi di guardiani ancestrali fatti bene, cioè proprio quelli sani, li hanno sparsi con come il sale, cioè le si è aperto il barattolo del sale e gli sono caduti tutti dentro perché è pieno zeppo. La modalità normale, cacchio, quelli lì erano uno ogni non so quanto, ma qua davvero, cioè qua ogni dove ti giri ne vedi uno, è assurdo, è pieno. Buono, dai, buono. Se mi tocchi, giuro che ti faccio saltare per aria te e tutta la famiglia che c'hai là dietro, L'ho vista, eh. Ho detto, devi stare buono. Ma guardate questo che mi. Ma che cacchio? Ma trovati un lavoro. Numero 2. Buono. Ok, un'altra torretta è andata. Non ci sto mettendo molto queste torrette. Naturalmente apro quelle di passaggio, però vorrei andare. Adesso andiamo da Impa. E parliamo con Impa, che sta laggiù al Calbarico. E poi andiamo dai colossi. Perché tanto ci racconta la storia dei colossi. Ci dice dove sono i colossi. Vado dai colossi e parto prima da Rivali. Rivali si chiamava? Rivali. Perché la prima volta che l'ho fatto non sapevo bene dove andare. Non sapevo cosa facessero i colossi. Per cui l'ho fatto un po' come capitava. Sicuramente il potere peggiore, o almeno quello che mi è più inutile attualmente, è quello di. Oddio, degli Zora, dai, come si chiama? Dalla tipa di Mifa, il potere degli Zora. Perché rianimarmi, che ho tre cuori, guarda, posso stare anche senza, insomma, lasciami morire. Attualmente il potere più utile che mi serve è quello di Revali, appunto, per volare, per spiccare il volo, non so, per darmi una spinta per scappare, insomma. Questa è la run nel senso proprio run. Fino a che non abbiamo armi decenti. E ho modi comunque decenti, tipo armature per ripararci dai nemici. Preferisco evitare perché è morte certa. Cioè, io tocco un nemico e muoio. Anche se proprio lo colpisco e lui non mi colpisce, muoio io. È così. Cioè, per dirvi già, ho rimediato una spada da cavaliere da 26, che non è male. Non è proprio male per niente. Però non basta. Non basta solo la spada, mi serve uno scudo buono. Mi serve un'armatura per difendermi perché al minimo contatto salto per aria. Difatti, il secondo potere che mi servirà, che è più utile in questo momento, è l'egida difesa di Daruk. Purtroppo ci tocca combattere comunque, perché ci sono questi sacrari. Per fortuna questo qua è quello base. Che mi è ghiacciato, è strano. È diverso? O non me li ricordo io proprio di rado? Cioè, mi sembra ghiacciato. Molto strano.
Forse è quello del tutorial che appunto non mi ricordo. Salve. Come puoi vedere, mi sono raggrinzita un pochino con l'età. Un po' troppo. Ah, se ve lo state chiedendo, i semi di Korogo mi fanno ancora schifo. Tranquilli. Li faccio, ma mi fanno comunque schifo. Adesso che so cosa sono, mi fanno schifo. Stupidi Korogo. Ma che cacchio di tasto premuto? Buon viaggio! Allora, ascoltami bene. Sì, ti vedo. Ti vedo, ti sento soprattutto. Stai buono. Io la tua roba non la voglio più, ok? Le maracas te le recuperate, ma te non mi dare più quella roba. Sì. Io voglio solo due potenziamenti. Due o tre potenziamenti e basta. Io non te li raccolgo tutti i semi di nuovo. Non te li raccolgo. Per una cacca. Ok? Che poi chissà perché questo colleziona cacca. Cioè, che sei? Un coprofago? Collezioni, cioè fai le pale di cacca. Non ho capito come funzioni. Vai che ce la fai. Vai piccolo che ce la fai. Purtroppo molte torri hanno bisogno. C'ero dentro. Ero diventato Link in quel momento. Mi ha assorbito. Allora, le opzioni sono due. O mi lancio sopra quelli, o li faccio cadere con le frecce. Con le frecce che non ho. Ah no, ce li ho. Non sarebbe divertente però farli cadere con le frecce, vero? No. Let's go. Vai. I'm coming for you, baby. No, c'è l'arco? C'è l'arco questo? Mi interessa. Salve. Da posto. Sì, in pratica più che speedrun di tutto sto rifacendo la storia. Sto rifacendo la storia, tranne che con meno cose. Vabbè. Mi ero scordato questo pezzo. Questo pezzo da fare senza i cuori. Piove pure. Certo. Tanto mi devo aggrappare a questi cosi. Perché non dovrebbe piovere? Mi chiedo io. Infatti. Io pensavo di andare avanti senza dover combatterli. Certo. Non ce la farò mai. Vi avevo già detto che ho deciso che il primo sacrario che andrò da... Che cacchio? Mi si era aggrappato. Era Spider-Man. Il primo sacrario che andremo ad affrontare, il primo colosso che andremo ad affrontare sarà questo qua di Revali. Questo perché mi sto rendendo conto davvero che mi serve il turbine. Mi serve il turbine apposta per scalare meglio le montagne, per comunque arrivare più lontano. Poi tutto il resto ci penseremo dopo, non è quello il problema. Il problema appunto adesso è che inizia il gioco. Se non fate e se volete saltare i sacrari come sto facendo io, vi serve. Vi serve per forza. Cioè, se voi volete fare una cosa abbastanza rapida, dovete saltarli per forza. Ne fate alcuni, ma non tutti. Cioè, è impossibile dopo andare avanti. Ed era anche ora di comprare qualcosa. Che cacchio, giro con la maglietta a maniche corte anche d'inverno qua. Non lo so, è già tanto che non ho preso una broncopulmonite. Sinceramente, nulla di difficile. Cioè, pensavo peggio, sti boss. Adesso, per carità, sapevo come batterli. Però pensavo che avessero una forma alternativa. Cioè, alla fine è stato praticamente lo stesso boss che ho battuto nella modalità normale. Stesse mosse. Stessa potenza, con l'unica differenza che si rigenera. Cioè si rigenera la vita se non lo attaccate, come tutti i nemici del gioco adesso in modalità master, appunto. Però pensavo peggio. Cioè, tre cuori c'ho.
Ok, cioè l'ho battuto con tre cuori. I suoi colpi non mi shottano. Quindi c'è per dire... Non lo so, aumenti la difficoltà, un colpo t'ammazza? Se lo fai con pochi cuori, ovviamente. Non lo so, è stato un po' così. Poi tutto il dungeon in sé è rimasto uguale. E... Quello giustamente non mi aspettavo niente, proseguo, sì. L'ho fatto in 20 minuti. Quindi c'è per dire... ci ho messo un'ora circa per farlo in modalità normale. Non conoscendolo, ovviamente. Adesso che lo conosco ci ho messo 20 minuti, quindi il dungeon... Si fa veloce, se lo conosci, se sai dove andare, sai come attivare le robe. Mamma mia, anche rivedersi i dialoghi così è bellissimo. Ci sono i doppiaggi, le animazioni, spettacolo. Mi sono diventato povero in canna per questa cosa. Per questa cosa. Questo è quello grosso. Questo è quello grosso. Come faccio a batterlo con quattro cuori? Guarda la spada. No, niente. Pensavo rimanessi in piedi. Tipo la spada flip challenge. Il tempismo. Dov'è il tempismo? Dove l'hai messo il tempismo? L'hai poggiato là sul mobile? Non c'è il mobile là. Dov'è il tempismo? Dove l'hai messo? Yessa! A casa! Home run! È stata una battaglia dura, ma ce l'abbiamo fatta. Cioè, è stata più dura di battere il boss, l'Ira. Sacrare di Shaoyu. Shaoyu! Ma è per pochi questo. Fuck! Bellissimo. Vengo in pace, amici. Piano. Mettete giù le armi. Che la pace sia con voi. Tipo Papa Francesco. Papa Link, XVI. Permesso. Grazie. Sembra che qualcuno abbia bisogno di me. Ciao, Salutano nemmeno. Quanto lo odio sta cosa! One hour later. The next day. Allora, l'ultima volta che sono venuto qua, la prima volta che sono venuto qua, ho preso fuoco 18 volte e sono morto 26 volte per colpa del caldo, ok? Allora, per fortuna ho rimediato una pozione del ignifuga. Non so se mi basterà, non so se servirà, spero che basti. Perché devo arrivare alla città. Almeno arrivare alla città. Una volta arrivato alla città, posso comprare i vestiti. Fuck. Sono vivo. Nessun problema. Oh cacchio. Omae wa mou shinde iru. Nani? No. Occhio. Piano. Guarda, ma si creano. Vai. Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Dovrei non andare in fiamme almeno. C'è già qualcosa. Si stanno autodistruggendo da soli. È bellissimo. Guarda lì. No.
Santissimo. Cosa mi tocca vedere? C'è neanche a dire, boh, stai combattendo un nemico. No, una fiamma. Devo accendere una fiamma. Ci ho dato davvero quelle frecce gelate? Ho detto no, non c'ho le frecce. Purtroppo non ho le frecce normali. Cioè, c'ho le frecce ghiacciate, c'ho le frecce elettriche. Non ho quelle normali. A caso. Vabbè. Fuck. È sempre bello vedere Rudania che si muove. È qualcosa di allucinante. Non bello, di più. Penso sia il colosso più bello tra tutti. Non lo so poi se viene battuto da... Da Rito lì, come si chiama quello di Rito? Vamedo. Ma lui, porca vacca, io me lo sposerei. Cioè, vi immaginate un matrimonio tra Occio. Per fortuna ci siamo evoluti. Fatemi vedere sto liner. Di che morte morire. Ok, pensavo fosse quello grosso, tipo già magari blu. Devo riprenderci un attimo la mano con sti cosi, perché è da un po' che non li vedo. Allora, ce la possiamo fare o qua tutta la giornata? Cacchio fai, Link? Ma che cacchio, che cosa sei? Un settenano? Saccovaccia, come se non l'avesse visto. C'è una pianura lì davanti, no? Saccovaccia. Ah, magari non mi vede dentro l'erba. Sempre di un cacchio gli manca. Sempre lì che sta per morire e non muore. Non muore mai. Lo ammazzalo! È morto! Muori! Sì! Selfie con le carcasse. Bravo cosa? Bravo Link, ti sei fatto colpire! Bravo Link, complimenti! Vai Link, nuota! Che cacchio di boss, questo boss lo odio. È scarso come la puzza. Però si muove, non riesci mai a andarlo a prendere. Che palle! Boss del cacchio, guarda te. 30 minuti. Ragazzi, 30 minuti. Boss. Colosso. Cosa del colosso? Per arrivare al grattacielo lì e scalare le montagne. Quello. Sfigato. Io mi diverto troppo a tirare giù sti cose. Non dovrei farlo, perché tipo la roba mi serve. Però cacchio, come fai a non buttarli giù? Guarda, cioè proprio ti invogliano. Mi dice tirami giù. Oh mio Dio, raga, è la prima volta che cavalco uno stallone. Ok, che è denutrito al massimo, E sergente, abbiamo trovato l'ultimo obiettivo. Sì, è agganciato. Non mi dire che ti sei fatto tutto il deserto che rudo a piedi. Vengo in foca. Ulala ancora, ulala. Ma voi non ululate? Il lupo lulì? Ora inizia il bello. Cova degli Iga. Due minuti ci metto. Shhh, un ninja. Fake.
Io lo sapevo che adesso mi mettevo a sclerare, ma lo sapevo tantissimo. Questa roba inizia adesso, finisce tra 2 giorni. Batman. Fuck! E che cacchio? Ma neanche andare avanti? Non ce la fai a fare un attacco a sorpresa, eh? Cacchio, Link. Ma che cacchio c'è, un elefante? Di fianco gli si era messo. Adesso devi fare o restringergli la mano, ma non lo so. Mi puoi chiudere, ma sono di là. Non mi far tornare indietro, eh? Madonna, ti conviene. Fammi passare! Ah! Ah! No! Fammi uscire di qui. Che madonna santissima, io non ne posso più. Che cacchi. Oh, penso che sia il dungeon più difficile del gioco. Ci ha messo di più a fare sta cosa di dungeon qua che è un colosso. È assurdo. Siamo pronti verso l'ultimo sacrario, l'ultimo dungeon, l'ultimo colosso. L'ultimo. Puoi anche non allontanarti te, cioè non è che devo essere... Io devo sparare, che cacchio, non allontanarti, ma prova a starmi di fianco te. E ora inizia quello che per me è il colosso più difficile del gioco. Sia per quanto riguarda i punti da muovere, perché c'è un sacco di roba che si può muovere, tipo il collo da un fastidio assurdo, l'elettricità che c'è dietro e il boss. L'ira che c'è di Ganondorf, quella elettrica, è per me una bestia, un animale, è troppo forte. Due su due, baby, due su due. La prossima volta, vedi di evitarlo. Vuoi venire te, vuoi venire? La prossima volta, vedi di evitarlo, ma dai. Non si fa, non si fa, non si fa. Cioè, non riesco a togliergli la vita. Cioè, gliela tolgo. Poi lui torna nella sua postazione, nei casini. Quindi non riesco a prenderlo. E nel momento in cui torna là, se ne sta fermo e guadagna vita. Come fai? Ma quello è il mio scrigno. Sta impazzendo. No. Ma non si può. Non si può. Sì! 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 Oh, 3 ore e mezza, 3 ore e mezza. Raga, 3 ore e mezza per fare tutto. Non è possibile, non è possibile 3 ore e mezza, dai. Santissimo, mamma mia, oh, non ne posso più. Cioè, ho fatto 1 ora e mezza. Sono 2 giorni che faccio sto coso, 2 giorni. Cioè, è sorto il sole. Modalità lì, master, che cacchio ti pare? Ma con 6 cuori? No, 7 cuori. Cioè, 7 cuori. Senza l'arma. Guarda come sono vestito. Guarda! Guarda! Adesso ci rimangono solo 2 cose da fare. 1. Recuperare la Master Sword. 2. Ganondorf. Sapete cosa non ho mai fatto ancora? Non ho ancora sconfitto un Inox. Penso sia arrivato il momento di sconfiggere un Inox. Questo nero poi guarda, è bellissimo. Ed è stato facile. Va bene, più facile del previsto. Buongiorno principessa. Cioè, ma ci passavi al millimetro comunque, Link, non so se hai notato. E anche l'ultima torre è aperta. Ora possiamo andare a prendere la Master Sword. Mi manca la Master Sword, però non posso prenderla perché mi mancano i frammenti di anima lì, quella roba lì. Per prendere i portacuori e quei portacuori prendere la Master Sword. Poi con la Master Sword andiamo a spaccare Ganondorf. Ganondorf, come cacchio si chiama? Raga, mi ero scordato che Neldra va purificato. Io andavo convinto perché ho detto, oh, voglio andare a prendere la benedizione là sopra. Sto cercando i sacrari per la spada, no? E tipo ho detto, quello me lo ricordo, è facile. Poi mi dà la squama lì da buttare. Però mi ero scordato che effettivamente va liberato. Ed è un casino. Guarda, la sopra, bellissimo. No, nel tre spettacolo. Chissà perché non l'hanno fatto con tutti e tre. Cioè, solo lui alla fine è infestato, come posso dire. È avvelenato.
procediamo. Spada, 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 spada. Oh, mi ricordavo bene, 13 cuori. Avevo preso un colpo. Oh wow, una spada. Poverino. Il vecchio e caro amico Colosseo. Ah, il vecchio e caro amico Lionel. Che di Lionel è? Ma Lionel d'oro? Oh cacchio. Ok, m'ha visto. Piano, piano amico, piano. Piano amico. Raga calmi, questo qua è Lionel d'oro. Praticamente nella modalità master, appunto questa qua, hanno aggiunto un grado ai nemici. Dato che avete anche già visto dall'inizio del gioco, insomma, dall'inizio della master, che i nemici sono blu. Cioè non sono più i colori normali, classici. Questo perché appunto salgono di un grado. E salendo di un grado non ci sono più quelli argento come grado massimo, ma ci sono questi qua. Porca miseria, questi qua d'oro. In teoria c'è il Lionel d'oro, il Lizalfos d'oro e il Boblin d'oro. Forse anche il Grublin d'oro in teoria, sì. Allora, c'ha un po' di vita. A parte il fatto che c'abbia la spada infiammata lì. A parte che mi lagga un bordello, che cacchio è? Raga, c'è troppa potenza, non lo regge neanche la Switch questo combattimento. Smettila di fare ste fiammate che mi lagga tutta la Switch, è colpa tua. Si è arrabbiato, Si è arrabbiato un po' troppo. Oh, quella è la mia spada. Puoi fare solo una cosa quando è così. Fuga. Woohoo! 10 minuti ci ho messo. No, che mi fa fuoco il Lionel qua. No! Sto pensando, ma noi possiamo andare da Ganondorf con l'equipaggiamento che abbiamo adesso? No. Tocca comprare qualcosa di serio. Oh. C'è un gradino, Link. Se non impari a saltare i gradini non ci vai da Ganondorf. Allora, dato che l'avevo fatta rosa la scorsa volta, adesso siamo in modalità master, quindi qualcosa di un po' più serio, eh. Ora sto meglio. Allora, abbiamo un ragno laggiù. Un elicottero. Un ragno laggiù. E un ragno laggiù. Come cacchio ci arrivo là sopra io? Sneaky, sneaky. Oh, fuck. No. 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 No, ho detto sneaky, sneaky. Non mi vede. Sono sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky. We are in. Let's go. No, mi sono scordato. No, mi sono scordato. No, no, metti via sta foglia. Ma che sei pazzo. No, mi sono scordato. Oh, mi ero scordato di quante saracche tirasse la spada, la Master Sword qua dentro. Perché appunto quando entrate nel robo di Ganondorf, nel castello di Ganondorf, tira delle saracche che mamma mia, cioè proprio devasta tutto. Quelli si devono schiavare. Ah no, cacchio, che poi cosa sto facendo? Raga, devo prendere lo scudo di Ilia. Ma io sono matto. Ah, here comes the papa. Give me that boy. Give me that boy. Yes. 90. Ok. Non ha bonus particolari come il primo che ho preso. Sempre qua. Perché mi pare che il primo che ho preso era tipo 102. Però va bene. È la figura che deve fare, ok? Tiè. Veli. Ora sono un guerriero. Oh. Se avessi la tunica sarebbe ancora meglio. Però io 120 sacrari non li faccio. Perché sto speedrunnando a manetta. E niente. Andiamo da Ganondorf. Allora abbiamo tutto. Scudo, spada, arco,
armatura viola, rigorosamente viola. Let's go. Allora, c'ha la vita che gli si ricarica, no? Come al solito, cioè classico. Quindi in sostanza che cosa mi serve fargli quei colpi dei quattro sacrali, dei quattro cosi? Perché ci mette 3 giorni ad attaccare Link? Ma che cacchio? La parte più difficile comunque rimane lui, perché il secondo stadio è una cagata alla fine. Cioè le frecce e l'arco è una cagata. Cacchio, è vero che si evolve? No! Ok? Allora, calma. Questo me l'ero scordato. Questo me l'ero scordato. Non mi ricordo come funzionava. Cioè, nel senso che mi pare dovessimo ritirargli qualcosa addosso per farlo tornare normale, vero? Guarda, guarda, guardalo. Yes! Preso. C'è solo un problema, che questo qua ci mette 3 giorni per fare un attacco. E nel mentre si ricarica tutta la vita. Ah, è così che fai, maledetto bagarozzo. Dovete rispedirgli tutti gli attacchi che vi tira in un qualche modo per forza. E dovete schivare tutti gli attacchi che vi fa, perché sennò lui ci mette 3 giorni, si ricarica la vita e siete tornati a punto a capo. E poi ogni volta c'è da vedere il filmato. Tutte le volte. Ci metto di più a guardare il filmato che... Cioè, ho capito, è bello e tutto, sì, va bene, però cacchio, 4 volte. Scendi giù da quel muro. Scendi. Ma tua dannazione, ho detto vieni giù. Se non viene giù con le buone, viene giù con le cattive. Vedi che in un qualche modo scende. Sì, sì. Dai, dai così. E boom. Boom. Uno in meno. Ok, manca l'altro. L'altro è facile. Arco della luce. Allora, equipaggialo, grazie. La sentite? Questa è l'anima di Francesco che persiste nel cavallo. Tu sarai il nuovo Francesco. Il salvatore del mondo. Il salvatore di Hyrule. L'unica cosa che non cambia nella modalità master è questa battaglia, perché come vedete Ganon non si può rigenerare qua. Oh fuck, dove vai Francesco? Proprio l'anima di un cavallo stupido. Ora gli manca un colpo, esattamente, proprio la sua testa. Francesco, occhio. Vai Francesco, ci siamo. È il nostro momento. Fuck. Ci penso io Francesco senza di te. Fuck yes. In realtà Francesco si è preso tutto il colpo di Ganon, appunto, e ci ha parati. Francesco ha offerto la sua vita per noi. Francesco è un eroe. Grazie Francesco. Sarei per sempre ricordato. E signori, con questo, finalmente, possiamo dire di aver concluso anche la Master Mode. Non voglio starmi a dilungare troppo perché devo ancora montare tutto il robo. E molto probabilmente il discorso finale ve lo faccio alla fine, dopo. Basta, per adesso basta. Pausa. Time out. E vabbè. Il video che avete visto era lo speciale di Natale che ho voluto fare a tema Zelda Breath of the Wild, perché penso sia stata la let's play più seguita di sempre, almeno quella che mi ha dato più gioie in tutto. Mi chiedevate in tanti di farla Master Mode e l'ho fatta a modo mio, insomma. Non c'è molto altro da dire, quindi quello che avete visto è tutto. Io non posso far altro che terminare qua definitivamente Zelda Breath of the Wild. Spero che il video vi sia piaciuto. E buon Natale, anche da Pino.